La parola di questi giorni ci sta fornendo indicazioni importanti per percorrere i sentieri del Signore e conoscere le sue vie. E anche oggi Gesù ci dice che chi osserverà e insegnerà i suoi precetti sarà considerato grande nel regno dei cieli. Si capisce subito che Gesù non dà importanza semplicemente all'osservanza disciplinare e alla condotta esteriore. Egli va alla radice della legge, puntando soprattutto sull'intenzione e quindi sul cuore dell'uomo, da dove prendono origine le nostre azioni buone o malvagie. Per ottenere comportamenti buoni e onesti non bastano le norme giuridiche, ma occorrono delle motivazioni profonde, espressione di una sapienza nascosta, la sapienza di Dio, che può essere accolta grazie allo Spirito Santo. E noi, attraverso la fede in Cristo, possiamo aprirci all'azione dello Spirito che ci rende capaci di vivere l'amore divino. Alla luce di questo insegnamento, ogni precetto rivela il suo pieno significato come esigenza d'amore e tutti si ricongiungono nel più grande comandamento. Ama Dio con tutto il cuore e ama il prossimo come te stesso.